dannati, si sono scrociati, si sono uccisi. So niente, insomma, manco quale sarà la finale. Poi si vede Boldo, perché questo mi sembra un bel video. Storia di un grande amore. Poi sta pure Bove, oh. Dai. Dai, Roma. Ah, ma è Roma-Napoli. Io mi ero flashato che era Roma, che fosse Roma-Inter. Roma. Ah, vedi, guarda che manto sei bello. Capitan futuro. Forza Napoli. Gioca sequel, abbiamo perso. Crispo ti fa occhiolino. Manuxo? Manuxo in mezzo a quelli della sua età, incredibile! Ma che sono queste riprese incredibili? Marco, Marco, stai dalla parte, dalla sponda giusta, sei di Roma, non da Lazio. Lore, non sei arrivato ora, non è inutile che provi a fare il falso. Sì, ho Crab Game 300 sub. Forza Roma! Ma che è sta intro, sì? Vai, Bing! Guarda che riprese! Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questa nuova partita della YouTuber League, l'ultima della fase a gironi. Siamo nel gruppo B. Ma qui c'è un modo per passare una delle due? Cioè tipo, forse mi sa che il Napoli deve vincere con tot gol di scarto e la Roma gli basta il pareggio per passare alla semifinale, tipo. Roma Napoli, siamo a Roma, al centro sportivo Don Orione, casa della Boreale. Ringraziamo Edoardo Bove e la Boreale per averci invitato qui a giocare questa partita. Detto questo, però, ovviamente, c'è Roma Napoli. È una gara che significa sempre qualcosa in generale. Roma dai, frate, te l'hanno venduta sbagliata, sì. Roma dai è sto e non si dice. Ale per la YouTuber League, ma oggi nello specifico significa Roma quello dai. Che leggete in grafica. Ciao, Axel, quindi senza perdere troppo tempo in discorsi che posso tranquillamente far fare a qualcun altro, perché oggi lo sapete, la partita io la gioco. Chiamo sì, subito accanto a me Lasagna. Oh, allora, è notte, è buio, fa freddo, quindi teoricamente non dovrei fare giocate di nessun tipo. Buonasera Fede, come stai? Bene, mi fai un favore, tieni un attimo. Ah, ok. Sì, caldo? Mamma mia, qua la coda. Caldo o forse sei il capitano della Roma che gioca oggi? Mi sento molto meglio, molto più a mio agio. Ringrazio la Roma per avermi regalato questo maglioncino. Fa freddo, ma io sono talmente teso per questa partita che non... Sento freddo, freddo, senti. Zero paura, zero caudo. Iniziamo a parlare di questa partita. Oltre alla location d'eccezione, questa è anche una partita eccezionale, perché non solo è il derby del sole, è il derby del sud, ma mi prendo il merito di chiamarlo anche il derby della YouTuber League ormai, perché Roma-Napoli ormai abbiamo diversi precedenti già dagli anni scorsi, e oggi la Roma potrebbe, non voglio bufartela, ma potrebbe arrivare alla sua prima finale. Potrebbe, già... Lasagna, qui, porco di Dio, hai fatto 35 secondi dove non si è capito nulla. No, ma no, ma il microfono, porco Dio, così lo devi tenere, appiccicato un po'. Cioè, fratello, la voce faceva così, sembrava la mia voce in questo studio praticamente. Facci caso, ma non succede mai. Dice, esatto. Ma tutte e tre, può passare la Roma, può passare il Milan, può passare soprattutto il Napoli, a cui sì. Faccio i complimenti. Però ecco, cosa c'è da dire? Diciamo che alla Roma basterebbe solo un... Vedi, guarda che si muove. Lei muove la testa e il microfono lo lascia qui. Non è collegata lei al suo microfono. Lei non lo capisce questa cosa. Ricky, bentornato. Giammo, puntini. Non ho parole, puntini. Va bene. Stai peggiorando, va bene. Un pareggio per però passare. La partita va giocata. Il Napoli, io mi permetto di dire che è fortissimo, ma visto che non spetta a me, chiamo chi sostituirà la mia voce. Sì. E migliorerà anche questo. Oddio, chi? Avendo... Te prego, non Matosci, per favore. Portato bene a Milano, ma meno l'anno scorso in un Roma-Napoli. Giorgio Basile, eccolo qui. Buonasera. Ho capito chi è, quello dell'altra volta, bravo. C'è il microfono, è a casa tua. Come vedi l'atmosfera del campo? Come vedi il pubblico? Come vedi il tifo? Caldissimo, sono arrivati veramente in tanti già da parecchio tempo. Pure Giorgio Basile fa lo stesso errore, raga. Sarà una grandissima. Allora forse partita. È un errore. E hai già qualche idea su chi potrebbe essere l'uomo partita di oggi? Ovviamente Fede escluso, se lo vogliamo contare. Escluso, allora io direi Simone Crispo, perché quando vede la Roma si scatena. Come ogni portiere di qualsiasi squadra di Serie A.
Mamma mia, ma chi è sto Pischello? Crispo, capocannoniere del Napoli. Stasera. Grazie Simone. Simone Crispo, capocannoniere. Sei bellissima stasera, che marpione. Capocannoniere del Napoli che però in questa YouTuber League è ancora... Certo, ma che ha fatto a orecchio Lasagna? Perché è diventata il settimo Pain? Non ci posso credere, Naruto non l'ha stirati tutti. Drogo, grazie per gli 11. Quota zero gol. No, sono ancora... Ex capocannoniere. No, sono il capocannoniere perché nessuno ha segnato, quindi... Sai, per meritocrazia forse. Dici, perché hai segnato già 7 gol Cavalla alla Roma. Quindi un po' il merito ce l'hai e ti prendi questo titolo. Dai, me lo prendo, capito? Ma non per capito, però dai. È la prima volta Sì, Crispo, non hai detto una parola. Va bene, my man. Per Simone Pechini che gioca contro il Napoli con la maglia della Roma, quali sono le tue sensazioni? Ma sarà una... È emozionante vedere Zampetti tornare su YouTube, incredibile. Una partita sicuramente molto complicata, lo vogliamo, però ci sarà la squadra, perché il Napoli è una bella squadra, ma noi lo siamo altrettanto. Riuscirete a vincere con 5 gol di scarto? Questa tipo è una bellissima domanda, a cui non so risponderti, però ce la metteremo tutta. Fenomeno. Quindi sono fiducioso. Non lui, per me l'ha cambiata nel mentre. Lo credo nei miei, credo, diciamo, nei ragazzi, vedo proprio convinti, le facce sono quelle giuste, quindi speriamo bene. Siamo qui anche con un ospite d'eccezione, Romolo, la mascotte della Roma. Cosa hai da dirci per la partita di oggi, un incoraggiamento per la squadra? Che hai da dire? Si alzava, sbatteva i piedi e ti tirava il migliore, il più grande di tutti e diventava leggenda. Che gli dice? Dai Roma, giustamente. Dai Roma. Michele Rapolla, l'ultimo romanista ad aver segnato al Napoli nel 2023. Ti chiedo, sarai anche il primo a segnare contro il Napoli nel 2024? Ah, c'è stato il fratello Rapolla. Secondo me stasera qualche gollettino lo facciamo. Poi quindi, grazie. Non è importante. Grazie, mostro. Non primo marcatore, grazie. Lasci spazio a qualcun altro e poi tocca a te. Esatto, io. Grazie Sodin, davvero gentilissimo. Gli ultimi 2 minuti vedrò, riposerò e poi all'ultimo, quando tutti saranno stanchi, per motivi fisici e per motivi tecnici, arrivo io. Domani te giochi la demo oggi siamo pure in content. Campo stile, c'è tutta la tifoseria troviamo due il post. Curve contro di voi, perché di tifosi napoletani oggi non ne ho visti, se non forse un paio. Io non li vedo da inizio campionato, dopo dopo le prime 3 partite. Paio mimetizzati, come la vivrà la squadra? Ma sicuramente può essere una pressione, Filippo, però Raffo, anche positiva. C'è una bella carica, l'abbiamo vista all'opposto, insomma, quello che è successo poi Napoli-Juventus a Scampia, quindi può essere anche una pressione per la Roma in più. Dobbiamo sfruttare anche questo fattore. Ci tengo a dire una cosa. A noi basta un pareggio. Ai ragazzi questo non l'ho detto, ovviamente. Ma è il primo che pensa... Siamo a pareggiare, passiamo fuori. Fuori. Oggi la posta in gioco sicuramente... Anche sai fuori chi, Dexter? Il primo che ha pensato al calciotto di farti dei lanci lunghi. Bastava uno stop. Te l'abbiamo messa davanti alla porta ogni volta. Già Stron ti faceva dei lanci incredibili. Ti ho dato una palla che era col contagocce. Col contagocce. Ovviamente è molto più alta, infatti c'è in palio una finale. Come la sta vivendo la squadra? Orgogliosamente, perché con merito abbiamo vinto a Milano e quindi ci siamo concessi la possibilità di essere... Senta, Lasagna un po' più lontana, che sennò ti dà una testata, eh. Questa sera è giocarci questa bella partita contro un grande avversario, forse più forte ancora rispetto a quel Milan. Davanti no, a che skip, di ma che vuoi? Che ci rende voglio sentire. Orgogliosi, quindi non posso... voglio sentire. C'hai ragione, zio Skip. Sai, fa meglio di me il lavoro mio. Oddio, però quelli dai, no, aspetta, i cosi voglio sentire, dai. Gli spogliatoi li voglio sentire. Bella, grazie a tutti. Da quel piccolo che... Federduce Marconi non si chiama così. Posso dire è che se oggi mettiamo grinta, mettiamo cuore, sì, ce la portiamo a casa. Sì, ma è ovvio. Oggi è la partita per la finale. Ci dovete avere tutta la bocca azzurra, capito? Porco due, oh! Vai giù là fuori a Maffanawe. Mi era sceso tutta l'adrenalina che avevo in corpo e avrei fatto la peggior partita che abbia mai fatto. Che avrei... Questa guerra voglio vincere. Mi dovete sfondare, dai! Dai! Siamo la Roma! È la serata in cui si incrociano sogni e speranze. Davanti alla propria gente, la Roma ha la grande occasione per raggiungere la Juventus. E dove cazzo è Tatino? Perdonami. Vedo sempre il mio amico Gonzalo Higuain. Ma no ragazzi, il Pippega col cappello, lo odio. Nella finale di andata, è vero, basta un pareggio, ma mai sottovalutare l'orgoglio e il cuore del Napoli, che oggi cerca una clamorosa impresa. Iniziamo dal portiere con il numero 13, Dario Moccia.
con il numero 3, Chalet. Boom, 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 boom. Con il numero 22, Buffet, Baffo. Con il numero 10, è stata la new entry del Napoli in questa YouTuber League, Patrizio. Mi addosso. Zio Chianese. Con il numero 11, due gol pesantissimi lo scorso anno contro la Roma, uomo ananas, pazzesco, Fabio Di Mauro. Direttamente con il capello di Zac e Cody al Grand Hotel. Il numero 8, Matthew McConaghy, il veterano di questa squadra, sempre presente, con la numero 93, Mirko. L'anno scorso contro la Roma fece il suo esordio alla YouTuber League con... Guarda, guarda che te fa, che buffone. Te entra e subito la prima cosa che fa, cerca la telecamera per fargli sguardo del Mirko F. Guardalo, direttamente uscito dalla Book of Toro. Mi sembra una di quelle facce. La numero 5, Super Alan. Quando so vede la Roma si scatena. E il bomber con la maglia numero 9, Simone Crispo. È il momento del capitano. Uomo broccolo, bentornato. L'anno scorso contro la Roma, ma vuole riscattare l'errore clamoroso nella partita contro il Milan. Con la numero 7, Fius. Ma no, ma ragazzi, ma lo stanno solo fischiando. È la squadra che vuole raggiungere Fius Gamer, ragazzi, Fius Gamer. La Juve. E la squadra che vuole continuare a sognare è la Roma! Con il numero 1, Simone Pechini! Non fatevi ingannare dalla sua altezza, in campo è un gigante! Con la maglia numero 3, Claudio Pellegrino! Con la numero 17, il baffo più incontenibile della YouTuber League, Reid! Con la maglia numero 10, Principe! L'ala offensiva della Roma con la maglia numero 21, Michele Rapolla! Con le sue giocate ci ha sempre stupito, vuole continuare a farlo anche oggi con la maglia numero 30, il boss del freestyle! Ogni Batman ha bisogno del suo Robin. È finita, mamma mia, il boss del freestyle è il lupo malato, back to back in formazione. Oh. Con la maglia numero 4, sì, è persa. Equalf. Guarda che sì, Simone in realtà ne sa, mena. E ancora a sbloccarsi e vuole farlo oggi per aiutare la sua squadra. Con la maglia numero 9, Valerio Mazzei. Ah, ma l'incazzo, t'hanno spento pure le luci, ma... Il pallone d'oro di TikTok, il brasiliano, il fenomeno. Con la maglia numero 11, Sergio Cruz. Mi è arrivata una notizia che per sta partita Sergio Cruz si era giocato tutto l'onore delle sue favela, si era giocato le chiavi di casa, le chiavi della macchina, si era giocato addirittura, sembrerebbe un rene, una roba insensata, cioè proprio che gli l'avrebbero aperto nel caso. E ora è il momento dell'uomo più atteso, l'uomo più amato, il capitano della Roma con la maglia numero 7, Federico Marconi. Ma io non l'ho visto però che stavo a aprire la birra. Pellegrino, Rade, Prince, ok. Boss, il boss del freestyle con boss dietro la maglietta. Ti giuro sulla puttana, madonna. Ma Fe, grazie per esempio. Oh, comunque, regà, Tsingtao Stout, buonissima, incredibile. Non avevo mai bevuto sta birra. Stavo manco che esistesse. Dirige l'incontro arbitrino. Vi ricordo il format. Due tempi da 30 minuti, in caso di parità si andrebbe calci di rigore, ma in caso di parità sarebbe la Roma a passare il turno, il Napoli per andare in finale deve non solo vincere, ma lo deve fare con ben 5 gol di scarto. In realtà è proprio una roba da Roma, più a 5 gol una partita dove l'altra squadra ne deve fare 5. Oh, c'è sta Marruschio? Il re?
Il demonio, che ha scritto? Dov'è Marluschio? Finisce 18-0 per il Napoli. Vabbè, raga, vediamo Sepoldo. Cioè, ma se uno se deve beccare lo spoiler così a cazzo, che fastidio. Marlu, vieni venerdì, dai. Dai. Noi siamo la Roma! Gioia, c'è sta. Pechini in porta, Principe e Pellegrino in difesa, il boss in mezzo al campo, poi sulla tre quarti Rapolla, Marconi e Sergio Cruz con Valerio Mazzei punta centrale. Mazzei sì, se manga 18 gol a partita, ma mettici Cruz. Vabbè no, Cruz in realtà ci sta e sta un po' più dietro. Una sorta di 3-3-1 invece per il Napoli. Crispo dal primo minuto con Di Mauro e Fius in avanti, Matthew a dirigere il centrocampo, poi Chianese. Posso dire? Bella sfida, uomo cavallo del Napoli a centrocampo contro Don Cruz della Donna. On point. Game on. Campo pure più largo del solito, mi sembra. Si gioca, inizia questo Roma-Napoli. Inizia l'ultima giornata di questo girone B. Abbiamo pallone a cercare Mazzei che vuole girarsi, inseguito da Sciale. Guarda quanto è forte questo, si vede che è brasiliano. Cruz. Guarda il Don, prova, guarda il Don. Inserimento in avanti di Mazzei, lo scontro con Sciale. Subito qualche... Calmi! Deve intervenire immediatamente arbitrino. L'aspettavamo così, però una partita molto carica, perché è molto molto importante. Facile, voglio facile! Il boss. Guarda Mirko F. Il buone per... Rapolla, si menano, altro fischio di arbitrino, altro fallo. No, no. La parte di Fius. Se sono arrivate le cioccolate. Parte. Sergio Cruz cerca il pallone in mezzo, Matthew allontana, poi il boss. Va bene, va bene! Cioè, ragazzi, mi dovete dire che cosa voleva fare il boss del freestyle. No, non mi spacciate. Sergio che Cruz la voleva buttare cerca il pallone fuori, in mezzo, Matthew allontana, poi il boss. Va bene, va bene! Va bene, tornate! Arriva il fischio del arbitrino, gioca corto il Napoli con Matthew, si prende mamma un po' mia, rischio. Guarda il Don subito, sì. Guardalo come dentro sulle caviglie. Cerca la profondità. Bella. L'aggancio di Crispo che guarda la porta. Subito Crispo. Bravo. La risposta di Simone Pechini. Prima occasione della partita al quinto minuto. Se voleva prendere una traversa Airbus. In favore del Napoli. Abbassa quel braccio. Dai su. Testa per contropiede. Con Fius che cerca questa soluzione per Di Mauro. Di testa troppo semplice per Pechini. Bloccare e giocare velocemente per Rapolla. E un po' di spazio. Rapolla. Guarda la porta. Rapolla. Michele Rapolla porta avanti la Roma con un mancino fantastico. Ma Roma 1 Napoli 0. Oddio, il boss del freestyle gli dice easy per il boss. Porco Dio, ha tirato da casa sua. Mazza che sveglia, bello. Testa messa per i giallorossi. Poggia, poggia. Oddio, uno, così? 1-2, magari? Se ci prova ancora. Madonna, Cruz, ci stanno a terra cazzo. Cruz, steso proprio da baffo. Calcio di punizione da zona molto, molto interessante per la Roma. Portiere addormentato, sì, ma gli ha messa sotto al 7, gli ha messa. Oh, ma... aspetti comunque, Rapolla non mi sembra che ci abbia sto piede così educato. Corsa di Rapolla, il fischio di arbitro. E poi gliene mette un'altra. Parte, Rapolla! Super parata di Dario, non è finita. Con bravo, Moccia. Che gestisce questo pallone, baffo. Guarda come combatte la Roma. Poi allontana, dove questa volta non c'è Crispo. Minchia, sì, il Napoli controlla male, eh. Il Napoli veramente questa male. Partita, ma qualcuno dia una mano alla Sagna. La Sagna sta avendo degli spasmi dietro. Ma che sta a fare la Sagna? La sa? Stavi a nascondere qualcosa? Sciale. Da qualche parte? La sa? Apre per Chianese. Tutto ok? Conquista Marconi, una grande giocata, punta la porta. Marconi, non calcia. Ancora, adesso sì. Viene murato, poi Di Mauro prova a distendersi così. Guardalo, largo guardalo, c'è Matthew. Aspetta Di Mauro. Il tocco dell'uomo Crispo. Da calcio a 5. Controllo e guarda la porta. Cerca il pallone per Di Mauro. Pellegrino a chiudere. Poi Chianese. Arriva bravi! Mazzei, conquista un gran pallone. Il boss, sul poi pallone. Principe. Cerca Sergio Cruz. Questi menano, vale. Occhio! Deciso sul pallone. Dice solo una parola, una frase il vostro caro Dexter.
La palla con la giocata super. Se ne va ancora al 21. Ma chi era? Sergio Cruz. Ma la palla è un riesce fenomeno. A passare, vince anche il rimpallo. Arriva Marconi alle sue spalle. Sergio Cruz invece vuole girarsi per mettere il pallone in mezzo. Pallone brutto perso alla Roma, regala una chance in contropiede al Napoli con Di Mauro. Contro il boss! Palla dentro di Di Mauro che non trova però la porta. Di Mauro ne sa, Di Mauro ne sa. Avanza come tutto per il pallone di Mauro. Di Mauro. Prova a puntare Pellegrino. Aspetta, non perde l'uomo, tutti arriva su Crispo. Arriva Matthew che controlla. Crispo vuole girarsi. La giocata sul boss che lo stende così ed è immediatamente esclusa al posto del freestyle. Ma ragazzi, l'ha ucciso! Cioè, se gli rimaneva la gamba in mezzo l'aveva fatto fuori. Ah, la giocata sul posto. Volevo rivedere il fallo, ma oggi non. Che controlla. Crispo vuole girarsi. Ragazzi, questo se non sbaglio è giù cerchio quadrato con Eddie su Tekken 7. Ma che mossa è? Tekken 2 praticamente. Nocti Jax la giocata sul posto che lo stende così ed è immediatamente esclusa al posto del freestyle. Dai, il cartellino giallo Crispo pure deve perché l'arbitrino. I verificati dovrebbero sempre. Ma un altro discorso. Parte. Crispo! Peccato, ti rifarei alla prossima, dai! Simone, non ti preoccupare. Una deviazione Crispo. Marconi dice di no. Di Mauro, seguito dal boss. Non lo vedete, ci sono stati due cambi. È entrato Rade e è uscito Marconi. Buono al pallone per Matthew. Accompagna. Dall'altra parte per il Napoli è entrato Mirko F, è uscito Fius e Super Allan per baffo. Super Allan, preferisce tornare a destra Matthew. Pianese. Centralmente Crispo. Scusate ragazzi, scusate le varie pause, ma sapete come sono quando. Chi cazzo è Nando NJR? È Neymar Junior. Oddio, è lui. È Neymar. Cazzo fai Nando? Ma che cazzo sei? Me te faccio subito, me vado subito a vedere. 900 messaggi. Ma chi cazzo sei a uno che mi segue da quanto? Da un anno mi segue, zio. Scusa, Nando, me te ricordo ovviamente. GG. Che spamma? Spamma solo due facile e basta. Uomo Zei Cimbras, scritto malissimo. Ride con Aga Gaga. Spamma solo emoji naziste. Boh, Nando, secondo me c'hai un account da buttare completamente. Grazie per i 50. Fate uno spam de poni come Cristo comanda per Nandino. Grazie, per favore. Danielino, bentornato. Ciobi, grazie per i sub. Bentornati. Thank you, bello mio. Thank you davvero. Benvenuti a tutti quanti. Fonezzi, grazie per le 5 giftate. Piatelo pure testo. Accontentato. Crispo! No! Il muro e poi Mirko ci prova così. Oh, due volte Pellegrino e Reide vuole andarsene in contropiede. Arriva il primo cartellino giallo. Pellegrino. Cerco sempre di difenderlo, ma. La giocata Crispo riesce a passare ancora in mezzo a due a potere di Crispo, poi Mirko ancora per Crispo, la pareggia al Napoli con un gol. Oddio, che gli fa? Gli fa subito, io non ve sento più. Capolavoro di Simone Crispo che si scatena sempre quando vede la Roma. Riapre il discorso qualificazione. Ha fatto un gol Lonzo. Fatto un gol Lonzo, certo, saltati come birilli. Bella la palla di Mirko F. Ma che pallina gli ha ridato? Vitania. Oddio, ti invita la calma, Romolo. Bravo. È una bavola bianconera. Adesso Pechini lungo. Romolo che poi palesemente è il panda dei mates, cioè è la stessa persona. Di Mauro si appoggia. Fratini, se arbitri. Troppo con meno, il fisico, quindi di punizione per il Napoli. Ma hanno giocato con palla ferma, palla a movimento. Ma le corretta. Regole sono, infatti, regolamenti. Ce prova. Dei passi di Mauro. Ce prova. Parte Di Mauro a cercare una deviazione. Stava per arrivare vincente con Mirko. Un momento per passare il turno servirebbe una vittoria 6-1 in questo momento. Palla dentro per Matthew, arriva Mirko! Mirko! Per il 2-1 del Napoli che ribalta tutto con il veterano! Ragazzi, Mirko F ha il posizionamento di Inzaghi, cioè letteralmente la persona più forte a posizionarsi nel posto giusto al momento. È insensato quel colpo di questo uomo. Regà, ricominciamo a giocare, dai! Hai visto? Quando dici una frase sola, porco Dio, invece di provare a dare una mano alle persone. È questo, Dexter.
faccia del basito te fa. Guarda che palletta, ti è Mirko F. Taglia! Di tacco al volo. Il Napoli prova a distendersi. No, sempre ragazzi, con. No, ragazzi. Crispo in aria. Crispo dentro per Di Mauro. Io Di Mauro non ho ancora visto fargli un tiro che va in porta. Di Mauro se tira, tira solamente in braccio alla luna, in culo alle stelle. Ale, quanto sei bello, grazie per i 15. Gli alert non partono perché stiamo indietro con le sub. Ciao, bellissimo, com'è? Che poteva fare molto molto di più. Sta un po' ballando adesso la Roma. Prova a reagire no, con l'uomo di esperienza, con Cruz. Servite un po' con un braccio giocatore del Napoli. Servite Don. Cruz contro Matthew. Servite lui chianese. Se ne va ancora, Cruz dentro! No. Bravo Fabio, bravissimo Fabio! Che bella partita adesso, si è acceso decisamente questo Roma-Napoli. Due uomini in barriera per Dario che vuole vedere partire il pallone. È tua Sergio, dai! Parte Cruz! Quasi sulla linea la salva chianese. Bravo Patri! Occhio, attenzione! Fuse Gamer è la persona più a disagio del mondo. Che cazzo gli avevano appena detto? C'era un uomo nudo dietro la telecamera. Senti! Ma che fa? Ancora chianese, poi Seacolf. Chianese con una grandissima chiusura di petto. Ha rischiato parecchio, ma chiusura molto efficace. Crispo dimentica il pallone. Il boss gliela porta via. La tiene anche in campo. Il boss per Cruz. Madonna, grande. Il boss che fa un recupero su Crispo. Mi stavo preoccupato. Poi sbaglia il passaggio più elementare di tutti. Quindi mi sono ripreso subito. Meno male. È il boss del freestyle. Per cercare Cruz. Che si gira. Cruz non riesce a calciare. Arriva e comunque la palla. È un 2 contro 0. Per Cruz. Sì. Chiudo il video. Ragazzi, mi dispiace. Passiamo al video su Di Poldo sulle riviste, ragazzi. Niente, lupo malato. Lupo malato che stava a pensare già che tipo di sfogo fa. Se Super Saiyan 4, se Super Saiyan 5 di Dragon Ball la F. Non si sa. Wolf sulla traversa! Errore clamoroso di Seacolf! Grazie, Sic. In avanti per Crispo, trattenuto da Raid in maniera regolare. Testa di cazzo! E poi fallaccio di Crispo. Fallaccio di Crispo che si becca il cartellino giallo. Fallo di reazione totalmente senza senso per Crispo. Nervosito dalla non chiamata di arbitrino di qualche istante prima. Che cosa ha sprecato la Roma, era un 3 contro 0. C'è sta, no, vabbè, no, in realtà c'è sta, raga. Cioè, immaginatevi fa un recupero dal boss del freestyle. Cioè, c'è sta che secondo me ancora era abbastanza agitato Crispo, lo capisco. White Ale, Benji, bentornati e benvenuti. È colpa mia. È tutta colpa mia. Boh, non so di che stai parlando. Forse ti mettono sempre in maniera scollegata, te giù. È tutta colpa mia. Ma perché la forma della faccia del vostro caro Dexter sembra la forma di un fagiolo di Fall Guys? È pazzesco, ci starebbe benissimo. Che video dei crossbar challenge che ho fatto. Vabbè. È tutta colpa mia. Ok, ciao questo. Pechini, direttamente no. Lungo per Cruz. No. Con i pugni Dario, occasione in contropiede per Crispo, da centrocampo Crispo! Lo ha già fatto l'anno scorso. Guarda il cronometro al vitrino e finisce qui tra Roma e Napoli. Roma che era andata in vantaggio con Rapolla, poi Napoli l'ha ribaltata prima con Crispo e no, poi con Mirko dopo. Nel giro di 3 minuti. La partita però è ancora lunghissima. Vabbè, è aperta, però è bella. Mirko, è il tuo terzo gol contro la Roma. Complimenti, e come affrontiamo questo secondo tempo? A parte il gol segnato che dedico a mio amore, in generale chi segna segna non mi interessa. L'importante è che vinciamo questa partita, anche se magari non ci qualifichiamo. Però dobbiamo dare tutto veramente per poter almeno vincere. Poi quello che succede succede col risultato, non importa. E fu così che l'ultimo che segnò l'ultimo gol nei play della Summer Cup contro il Napoli risegna anche il primo gol del 2024 contro il Napoli. Complimenti Michele, qualcosa da dire? A partire da una slerpa, sì, gli è partito un piombo sotto al 7, ma come la piavi? Ho fatto un tirato un bolide. Hai qualcosa da aggiungere a questo splendido gol molto fuori area? Grazie. Complimenti. No, allora, grande previsione Agnese, grazie. E stiamo giocando bene, devo dire la verità. La chiamata Agnese, sus. In realtà ci siamo mangiati un gol incredibile. Vedremo come andrà. Parto fuori perché ho una pancia, guarda qua. Cioè, più che altro è piena di acqua, non è grasso, diciamo, né adipe. Però siamo pronti, vedremo come andrà. Complimenti al Napoli per adesso che sta giocando veramente bene. Oh, ci abbiamo noi, mo, noi ci abbiamo il pallino del gioco. Dobbiamo farli innervosire perché mo loro... dovranno attaccare se no, dobbiamo giocare su sta cosa, ok? Su questo, vai, su questo vinciamo la partita. Sua Fuse Gamer ha appena detto dobbiamo giocare con la testa perché loro tanto adesso attaccheranno. Fuse, c'ho una... Ah no, merda, la Roma deve vincere, deve almeno pareggiare però. Scusa, però aspetta, e se
il Napoli vince, ma non con 5 gol di scarto, e a Roma non pareggia, chi cazzo ci va allora? Ah, il Milan. Ah, porco Dio, è vero, a Roma deve pareggiare. Io stavo pensando solo al fatto che il Napoli non dovesse vincere in quel modo. Greve. Vai tu, giochi quanti gol malanciamo. Dai, 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 dai. Si può fare. Io voglio giocare a pallone. Si può fare a terra. Abbiamo la qualità. Oh, siamo bravi, eh. Si può fare. Siamo bravi. Oh, è più semplice. Date palla a Don Cruz, poi grazie. Oh, onora sta maglia, eh. Dai. Spacciatore di Sdrago, bentornato giù, Alessio Fake. Assolutamente. Dai, cazzo. Gemon si gioca, rinizia il secondo tempo, si riparte. È rientrato Marconi al posto della Ravolla e baffo per Super Allan. Parte dal 2-1 del Napoli. Non ricordo, per passare il turno i partenopei devono vincere. Bravo. Con almeno 5 gol di scarto. La Roma invece basta un pareggio. Sikwolf prova a tenere in campo, non ci riesce. La rimessa è per il Napoli con Baffo che cerca subito una soluzione. È controfallo. È lunga per Crispo, colpo di tacco elegantissimo alla ricerca di Mirko contro Pellegrino. Si chiude il triangolo. Crispo un po' trattenuto, poi a rimorchio. No, è Ciarpiede, gol. Per Matthew, murato dal boss. Ancora bravo. Matthew, questa volta chiuso da Pellegrino che rimane a terra. Campo anche lo staff medico per soccorrere. Ha dato fallo, vuole entrare in scivolata. Fanno bei contrasti a Roma, però. Lasagna ci ricorda una cosa molto importante. Che ci ricorda? Scorso successe la stessa cosa. Esattamente, perché già in un Roma-Napoli Claudio Pellegrino era uscito per un infortunio e da quel momento le sorti della partita sono leggermente cambiate. Non vorrei gufare nulla per voi romanisti, però questi... È morto, no, è morto uomo piccolo. E Mirko F, che te fa? Ti fa esultanza del Mirko F perché quello si è rotto. Ciale per Chianese. Eccolo il cross sul secondo palo per Crispo che prova a liberarsi. La tiene in campo. Lui Sikwolf si stacca. Allora Crispo va in mezzo. Riparti. La chiusura di Pechini che poi cerca velocemente Sergio Cruz. Da solo contro tre uomini. Fallo di Ciale. Ammonito, Questo anche ammonito. C'è cartellino per arbitrino. Pellegrino stringe i denti, vuole tornare in campo nonostante il problema al piede. Bravo, uomo stempia, vola. Parte Sergio Cruz, questa volta non calcia, vuole il posto, il freestyle 1-1-2 clamoroso, ma non trova la porta. Baffo in avanti, sbaglia il passaggio. Sì, Wolf, sì, sta giocando tantissimo. Prende aggancio, la porta via Sciale. La trattenuta di Sergio Cruz. Prova a andarsene. Di Mauro spende il fallo, spende il cartellino giallo Federico Marconi. Uomo! Uomo! Sì, uomo! Sergio Cruz se ne va. Non c'è lo spazio per calciare, poi viene steso da Baffo. Altro fischio di arbitrino e altro cartellino giallo. Certo dei Fabbri quelli del Napoli, Non tira. Parte Sergio Cruz, vuole uno schema, questa volta non riesce. Crispo libera la pressione. A terra, voglio palla a terra! Per donare Chianese lo supera. Di Mauro contro il Principe. Di Mauro non calcia, intervento del boss. Bravo, poi Sikwolf spazza via l'ultimo tocco di un giocatore del Napoli. Non secondo arbitrino. Cambia decisione però. Ale! Dai Ale, dai! Ale, ma come? Oh! Oddio, aspetta, rimessa laterale, se mo ci segnano pure magari. Sulla rimessa rubata, sbagliata da arbitrino, farebbe ride. Sergio Cruz si gira dal lato giusto. Sta da solo. Giusto, ancora Cruz. Non calcia bene però con il mancino. Marconi si arrabbia ancora, perché avrebbe voluto il pallone. Da solo stava. Chianese allunga troppo il pallone, duello con il boss che rimane a terra, colpito, ma il possesso è comunque per la Roma. Ragazzi, il boss non sta giocando e questo è gol. Per Sergio Cruz, da solo contro tutti, Sergio Cruz murato, guardate, poi Principe, due volte Baffo, e Matthew allontana, il boss ancora a terra, gioca il Napoli con Crispo, è una grande chance, il Principe lo stende da dietro, cartellino giallo anche per il numero 10 della Roma, Mirko arrabbiatissimo, si prende il giallo per proteste. Avrebbe avuto il rosso il leader del Napoli. Ma il rosso di chi? Ma il rosso? Ma quale rosso è? Ma era ultimo uomo e non l'ho visto. È rosso. Mirko, ma dove vivi? Ma anche... Ma che... Il fischio di arbitrino. Parte Crispo! Deviazione. Peccato, palla in calcio d'angolo. Quasi alla metà di questo secondo tempo. Ma che rosso?
rosso. Se Mirko F è così, ma poi perché diventa arancione, frate? Ma che c'ha? Ogni volta che si incazza, Mirko F c'ha l'orologio del Ben 10, non lo preme e poi comincia a incazzarsi e si trasforma. Leo, Ale, bentornati. Bisogna ancora di 4 gol nel Napoli. Sì, Wolf non ce la fa più, sta stira. Di Mauro si accende, entra in aria. Di Mauro, cross dentro. Mirko sbaglia un gol clamoroso. Meno proteste e un po' più testa al campo, Mirko. Dai, in avanti fai, per dai, Matthew fai, dai, che fai. Riallarga per Crispo. Matthew toccato da Sickwolf in maniera fallosa, ma c'è il vantaggio giustamente concesso da Arbitrino, vantaggio che non si è concretizzato. Bravo, giusto, arbitro, bravo. Giusto, giusto. Molto molto nervoso Pellegrino, il Napoli gioca. Arbitrino dice fischio io. Scusa, non capisco perché c'è tutto questo, cioè perché si lamentano in basso e non giocano, sto guardando la Goat. Leo, mentre off, grazie. Che c'è zitto che parla con la... Dove l'avete preso a questo? Aua Crispo, mamma Sergio Cruzzi scivolata, la tiene in campo con una magia, ancora Sergio Cruzzi. Dai che la perde. Rischia poi il Napoli in area di rigore, palla per Sergio Cruz. Arriva Marconi. Sergio Cruz non Cruz, ma lascia sta palla, porca. La lascia. Mi si arrabbia ancora tantissimo il capitano della Roma. Pechini. Pensa al tiro. Dario. Che parata. Raga, il gol del pareggio alla Roma con Pechini che poi carica la sua gente. Zampetti. Si crede come nel passaggio del turno. Passa un pareggio per andare in finale contro la Juve. Oh, fallo! Spinta di Mazzei. Non c'è fallo, non c'è deviazione. Secondo arbitrino. Semplice rimessa dal fondo. Matthew. Se stanno a scannare, ragazzi. Seguito da Mazzei. Di Mauro, prossimo fallo casca. Questo è gol. Scherzo, se alza la testa e la dà all'otto è gol. Mauro prova a passare, se ne va. Di Mauro per Crispo. Crispo! Che cosa ha parato Pechini? Poi Crispo ancora! Crispo ancora! Sempre lui! Sempre Simone Crispo! E 3-1 per il Napoli! C'è niente, la Roma manca riuscita a pareggiare, cioè non ci va il Milan alla fine. Alla fine, come sempre. Guarda che aveva preso Pechini. Che culo, guarda, che culo. No, Marconi arrabbiatissimo. E qui gli è cominciato a passare per la testa. Adesso lo massacro, arbitrino. Già stava lì in mezzo con la testa che gli si muoveva troppo. Costa pallina, bentornato. No, non lo puoi dire. Tonino, incredibile, un Mirko F parli. L'unico campo che dovrebbe vedere è quello dove lo seppelliscono. Tonino, è veramente terribile quello che dici. Ti rendi conto che comunque stai parlando di un ragazzo, di una persona, a prescindere da tutto. Finché lo si prende in giro per il calcio, ovviamente. Pippetto, grazie per i 22 mesi, bentornato. Cazzo de boom baby, zio. Ah, scusate ragazzi, connessione milanese anche oggi. Ma che ci fa vedere? Ah, il replay sul fallo. VIP, no, per Mazzei. A Mazzei ne hai fatto cos'è? Niente. Cos'è? Ne hai fatto niente, Mazzei. Gioca velocemente la Roma con Rapolla che cerca il mancino. Deviata! Altra deviazione, forse l'ha sferrata direttamente Dario. Dice di no. E corner per i giallorossi. Direttamente in porta Marconi. Sul corner di Federico Marconi, il capitano rimette in piedi la Roma. 3-2. Federico Cazzoni, ma raga, ma non stanno difendendo di quelli del Napoli. Sciale, l'esultanza è proprio del brasiliano. Fumogeno verde, boom, mai visto. Mazza che marca Durine, eh? Bene, manco male. Il pallone per Crispo, controllo con il petto, poi colpo di testa, vai, esce Pechini che con le mani vuole andare velocemente da Cruz. Grande chiusura palla, di Chianese. Marconi ancora per Cruz, se ne va, sempre lui. Sergio Cruz riallarga per Rapolla, zitta a terra, contatto che sembrava sulla linea, sembrava sulla linea, ma arbitrino dice che è solo calcio di punizione. Marconi te fa faccia dello sconvolto. Arbitrino, rigore! Arbitrino, però non si muore. Dexter non è neanche più il 2015, cioè bisogna cambiare a livello un pochino di come si prova a fare l'intrattenimento. Gabri, grazie per i 28.
No, è fuori, è fuori di poco, ma è fuori, Parte Marconi! Cristo santo. Deviazione di Dario, ancora una volta decisivo, ancora calcio d'angolo per i giallorossi. Parte sempre Marconi per Rapolla. Deviazione di Fius. Soluzione per Sergio Cruz con il tacco. Mazzei! Alto! Che cosa aveva fatto Sergio Cruz? Mi sembra una vittoria ovviamente. 7-2 il Napoli. Ovviamente Mazzei, fratesse, non si caga almeno 3 gol prima di farne uno. È peggio di quello là da Play to Give. Vabbè. Per passare in finale. Che scarparo. Allaghi. Crispo contro il boss. Se ne va al 9. Sempre Crispo. No, guarda la porta. No. Destro sinistro. Crispo sul primo palo. Per Super Alan che manda alto. Non ce la fa più il boss del freestyle. Problema al piede. Il resto rimane in campo. Soluzione lunga per Mazzei. Arriva Sergio Cruz. Mazzei accompagna Rapolla. Viene toccato. Buttato a terra. Lo sciale. La responsabilità se la prende Madonna. Sergio Cruz. Donna, devi brillare in questi momenti. Brasiliana, dai, parte Sergio Cruz! Sergio Cruz! Su punizione! E 3-3! 3-3! Il gol! E ti fa maschera del Donna! Finale alla Roma! Ovviamente! Il brasiliano! Ovviamente! Sergio Cruz! Che ha tirato fuori! Posso dire, barriera a 4 mi è sembrato di vedere. Barriera a 4 un po' sus. È ovvio che pigli gol sul palo tuo se metti a barriera. Cioè qua a 3 andavano bene, non hai vista manco partire all'inizio. Buonanotte, pizza, zuppa, bentornati. Antonio Bra del Napoli vuole tornare avanti. Sì, ma Pianese. Devo difendere la palla. Rischia tanto contro due uomini. La recupera Cruz. Cruz, calcia Mazzei. Allora, se il Napoli vince questa partita, Mazzei è da prendere e da buttare via a carci. Largo! Dai! Ha avuto che forse il match point la Roma. Mazzei vuole farsi perdonare andando a recuperare il pallone. Eccolo Mazzei. Largo si torna da Cruz. A terra Mazzei, si gioca. Cruz contro tre uomini. Sbarra la strada a Chianese. Poi va a terra, prova a guadagnare il calcio di punizione, non c'è nulla, secondo arbitrino. Il Napoli gioca velocemente, con Fius, in mezzo Di Mauro, largo c'è anche Crispo, servito invece Super Alan. Dai, dai, che va uno allora. Crispo si accentra, pensa anche al tiro, il posto di lui. Crispo! Crispo! A generare Roma con un gol spaventoso! Tripletta di Simone Crispo! Ma dai! Segna i nonni! E guarda che mega esultano, sì, non tanto per loro quanto per il fatto che così la Roma non va alla finale. Cioè, giusto quello gli è rimasto alla fine. In modo, è un fenomeno Simone Crispo! 4-3 per il Napoli! E mancano poco... E lei, è qui! Più di 2 minuti! È qui il taglio fatidico! Incredibile! Ah, perché sto fallo? No, raga, non è mai fallo. Ma che fallo è, dai? Non è mai fallo. Anzi, gli fa così, muore, decede, si frulla per terra. Non è mai fallo questo. Vabbè, ah, raga. La tripletta di Crispo condanna la Roma. Lungo per Baffo. Super Alan protegge Pellegrino, sombrero di Pellegrino, sempre l'ultimo a mollare. Lancio lungo per Marconi, gran controllo, Marconi, arriva Rapolla, visto e servito, vuole il suo mancino Rapolla, ecco il traversone dentro per Mazzei! Era tutto solo all'interno dell'area di rigore, non ha stoppato un pallone stupendo di Rapolla. 5 minuti di recupero. Ragazzi, Mazzei stava sullo scooter, dai. Mazzei stava già col casco. Ma che è? Non ha fatto una cosa fatta bene, Mazzei. Ma mo capisco. Allora, adesso adesso sto collegando delle cose che mi sono arrivate scritte, delle richieste. Ok. Fraz, bentornato. Formicaio, Cristo, Razza, bentornati. Cioè, mamma mia. Recupero. Ancora 5 minuti di speranza per la Roma. Boh, allora, te vado a di delle situazioni. Sta proprio con la sedia a rotelle, non è da dirglielo.
Mazzei stava già col cocktail in mano, mi piace. Pezzo di merda, secondo me è veramente sgravata come roba. Però guarda, infiltrato napoletano anche, ma soprattutto, e questo scopa le troie scritto in caps lock di Swagnati non ha senso, cioè questa non ha proprio senso. Madonna Lorenzo, sei una persona ridicola qui con queste 100 sub probabilmente fa arrivare al gol di Crab Game. Sei ridicolo. Perché adesso se io vado a vedere quello che è il tuo, che i tuoi messaggi, sono solamente danze del Crab Game. Cioè non ti ho mai guardato l'account, ma già lo so, tu hai solamente messaggi di danza del Crab Game. A un certo, ecco, danza del Crab Game, altra danza del Crab Game, un po' di scritte e poi danze del Crab Game varie. E sta, allora, stai male, sei malato completamente, mi spiace darti la brutta notizia. Benvenuti a tutti! Oh, ma con questi 100 si arriva a 43? Quattro sabbettine così, così, veloci. Thomas, bentornato, benvenuto. Roma ha bisogno di un gol per andare in finale. Mo se piano pure il quinto. Di Mauro, in avanti. Matthew, controllo, poi tacco geniale per Di Mauro che guarda la porta, tiro, rimpallato, non è finita, Fius ancora, Di Mauro, la chiusura di Rapolla, nuovamente Di Mauro, è rimasto alto super Allan, saltato Pellegrino che però guadagna comunque la rimessa al fondo. Grazie Lori, grazie davvero amo, thank you, benvenuti a tutti quanti, cerca. Grazie bello mio. Deviazione, soltanto corner per la Roma, occhio e mezzo, ancora il portiere giallo rosso rischiato di essere decisivo, 30 secondi più o meno al termine. Grazie Lori, potrebbe essere l'ultima speranza. Cross sul secondo palo, Pellegrino non ci arriva, poi Sergio Cross, una stream con 200 sub giftate di fila. Pellegrino spinge arbitrino, lo manda a quel paese, si toglie la maglia e se ne va via Claudio Pellegrino. Allora, se adesso si rimette la maglia e rientra in campo, impazzisco. Ma perché? Voleva una mano? Madonna. Ciao Marconi! Incredibile che io stia riuscendo a streamare, mi viene da pensare. Il corso, grazie per le 5. Pellegrino non ci arriva, poi Sergio Cross! Voleva un fallo, non riesco a capire che cosa volesse, devo essere onesto. Potrebbe essere l'ultima speranza. Cross sul secondo palo, Pellegrino non ci arriva, poi Sergio. Ah, voleva una mano di Fuse Gamer che è letteralmente petto. È petto proprio pieno. Sergio Cross! Vorrebbe un tocco con il braccio Marconi. Pellegrino spinge arbitrino, lo manda a quel paese, si toglie la maglia e se ne va via Claudio Pellegrino. Sì, ma se adesso si rimette la maglia e rientra, impazzisco. Arrabbiatissimo. Spalla. Ma arriva il fischio finale. Vince il Napoli 4-3 al termine di una partita bellissima, ma è beffa doppia perché in finale non ci va né la Roma e né il Napoli, in finale contro la Juve ci va il Milan. In un modo o nell'altro, fratelli, squadre del nord se piano sempre tutti i meriti non arrivando prima, è incredibile. Sengo, grazie per il sub giftato. Mirko F che va sul tap in 4-3 che non gli serve un cazzo davanti ai tifosi della Roma. Come on, let's go! Ma che cazzo è Bernardeschi? Right, grazie per i 12. Sì! Let's go! Super Mario, sei proprio tu? Ste! Negan, allora, Fede, grazie per gli 8, bentornato. Com'è vivere questo secondo tempo in cui siete riusciti quasi ad arrivare anche... Mi piace il drip labbra de lasagna, stesso colore da felpa, bella giocata. Blazer nero un po' per sides. Brava Lasi, brava. Mono, grazie per i 7. Finale, ma per un soffio l'avete mancata, come stai? Non conta annacce vicino, quello conta soltanto a bocce, dice qualcuno. Sono... Che comunque, secondo me, si potrebbe parlare delle bocce in certe situazioni precise della YouTuber League. Votato in questo momento perché è stata una partita veramente tosta,
bella battaglia. Quello che posso dire oggi, visto che non è l'ultima partita della stagione, c'è chiaramente la fase di ritorno e che sono veramente orgoglioso di essere il capitano di questa squadra perché abbiamo dato tutto e vinto. Contro il Milan oggi secondo me avremmo meritato qualcosa di più per gli episodi, per quanto costruito, e però conta buttarla dentro, quindi in finale ci va il Milan, ma giocheremo la fase di ritorno con l'obiettivo Omega Luna. Però bisogna essere tutta la partita squadra e tutti quanti squadra, perché voglio essere molto sincero, se Sergio Cruz fa due gol non me ne frega un cazzo se poi gioca in questo modo e pensa di stare da solo contro otto giocatori avversari. Ci sono stati due momenti in cui poteva passarla a me, ad altre persone, magari segnavamo lo stesso, che è il più forte della squadra, lo sappiamo tutti, perché ha un bagaglio calcistico, ha una carriera che parla per lui, è giusto che lo faccia vedere non tanto con i doppi passi e basta, ma anche con la leadership, che io provo a mettere, ma sono un capitano creator. Lui può essere anche capitano senza fascia. Oddio, gli vorrei sta Villain Arc. Infatti, quando eravamo due gol sotto, ho cercato di magari accelerare un po' di più. Infatti, siamo riusciti a pareggiare. Poi, invece di fare il quarto gol, ho voluto passare la palla al mio compagno, che poi non siamo riusciti a fare gol, che magari se ero ancora individuale magari riuscivo a segnare. E va bene, purtroppo riprendo le colpe di questa sconfitta e va bene così. Questa ragazza ha dato il cuore. Do il cuore per Napoli, fatto male, sano, però non me ne frega. Per adesso mandiamo il Milan, perché l'abbiamo mandato noi in finale il Milan, sia con la nostra partita, cioè con questa. Te credo che hanno tirato sette sveglie, ma vabbè, ok. Sono andato subito vicino a Fede, mi dispiace. Durante la partita ovviamente c'era l'agonismo di vincere ed è giusto che sia così. Mirko sta avendo dei flashback dell'Afghanistan terribili. Non so che cosa sta pensando in questo momento. Sì, perché penso che nessuno avrebbe fatto così. Cioè, allora, intendeva mio cugino che praticamente noi non avevamo niente da perdere, niente da vincere, tra virgolette, perché comunque 5 gol di scarto sono tanti. Che sapore ha lasciato questa partita? Vabbè, dolce perché ha segnato Mirko F. Io sono un grande fan. A parte, sì, sì, sì. Lo vorresti nella Roma? No, lo vorrei a casa con me. Ci tengo a dire una cosa importante. I miei ragazzi se la sono giocata a pari merito con i ragazzi del Napoli. Quindi sono molto orgoglioso, dalle sconfitte ci si rialza. Peccato, e qui c'è l'amaro ovviamente, però ce la possiamo fare per le prossime. Dobbiamo avere più fiducia in nostri stesso. Carichissimo. Dobbiamo avere più fiducia in nostri stesso. Va bene, ok. Ragazzi hanno lottato, hanno meritato questa vittoria. Io... dal primo minuto dove abbiamo preso un gol a freddo incredibile e non posso rimproverare veramente. Here we go, Mirko F to Roma. Questa sarà una finale d'andata, ehi. Juventus, ma ragazzi attenzione, Juventus stemma 144 PHD e Milan, incredibile. Neanche lo stemma della Juve sono riusciti a prendere. Tu hai visto il video della dislessia di Zano? Ma